Secondo me è la squadra più forte come organico della Serie B, la considero quella più coperta in tutti i ruoli, una squadra veramente di altissimo livello, perciò sarà una partita molto importante da parte nostra, sappiamo cosa ci aspetta ma ce la giochiamo, noi abbiamo questo nostro modo di fare, di giocarcelo con qualsiasi squadra e poi alla fine vincerà il migliore, però noi cercheremo di mettere in difficoltà. Sapendo, rispettando l'avversario, ma giocandoci la nostra partita. Io Anche più forte del Verona? la considero la più forte, come organico la considero la più forte, sì. Io ho sempre dichiarato che la squadra ha una sua precisa identità, che nel corso della partita posso modificare, che posso. È chiaro, se mi capita che mi mancano tutti gli esterni, allora uno dice qualcosa mi devo inventare su, però quando tu hai una fisionomia di squadra, un gioco collaudato. Insomma, cambiare dopo che tu hai giocato martedì, cambiare assetto così. No, bisogna stare molto attenti a loro che sono molto bravi a ripartire veloci, hanno qualità e profondità negli esterni, perciò dobbiamo stare molto attenti alle loro ripartenze perché sono molto abili in questo. Una squadra che si chiude molto bene e riparte, perciò bisogna essere molto attenti alla fase anche quando noi proponiamo gioco, stare molto attenti a essere ordinati. Dobbiamo chiudere le partite, perché anche se sei 2-0 devi fare il 3-0. L'hai avuto l'occasione 2-3 volte, non l'hai fatto e dopo succede che vai in difficoltà, che becchi gol, perché è così. Calcio è così, sei a 5 minuti a fine, becchi gol, tutte le tue certezze, vai incominci ad allenarsi, le tue certezze spariscono e succede che facciamo la cagata. Non mi considero un allenatore infallibile, posso aver sbagliato anch'io, non è che. Però in quel momento là ho letto la situazione cercando di. Ho visto che c'eravamo abbassati, abbassati per abbassati, ho detto mi metto un difensore in più. Devo dire che abbiamo fatto 89 minuti di alto livello sul piano del gioco, sul piano come ha giocato la squadra. Ha giocato una partita dal mio punto di vista che mi è piaciuta molto. È chiaro, abbiamo avuto questi 5 minuti di blackout che ci hanno costato poi il pareggio. Però devo dire che abbiamo fatto una partita sul piano del gioco veramente di grosso livello. Dopo la partita tutti eravamo piuttosto arrabbiati, nel senso che chiaramente abbiamo buttato una partita che era nostra e lì per lì, dopo la partita c'è sempre un po' di rammarico, un po' di rabbia, è normale che sia così. Ma dal giorno dopo abbiamo resettato tutto, abbiamo cominciato a lavorare, perciò non ho nessuna preoccupazione per questo problema, anche perché. Stiamo facendo bene, stiamo giocando bene, la squadra è in salute, perché dobbiamo preoccuparci? Cioè, il calcio è fatto anche di queste cose, dobbiamo saperle accettare. Alle volte abbiamo recuperato noi la partita al 90esimo, è successo a noi, può succedere. È chiaro che dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, questo ne abbiamo parlato, però nessun tipo di preoccupazione a livello psicologico, perché la squadra è in salute, sta bene mentalmente, fisicamente, non ho questo problema qui.